Oggi a NosTV parliamo di allerta meteo, della situazione che pian piano in generale sta rientrando nel Veneto orientale. Parliamo anche di San Donatese, dove invece ancora adesso qualche preoccupazione, la piena del Piave, e parliamo di investimenti in questi ambiti con il nostro ospite, il direttore del consorzio di bonifica Sergio Grego, che qualche giorno fa, prima di questo allarme meteo, ci aveva raccontato dei 13 milioni in arrivo per gli investimenti qui nel territorio. Buonasera e bentornati al TG di NosTV. Parliamo ancora di meteo, l'allerta sta pian piano rientrando. Sentiamo nel servizio una panoramica generale sulla situazione nel Veneto orientale. Il maltempo di questi giorni, per intensità ed estensione, appare certamente come il più rilevante registrato negli ultimi decenni. Il governatore Zaia, nella conferenza stampa convocata oggi nella sede della Protezione Civile di Marghera, in cui sta operando l'unità di crisi, ha evidenziato che i dati pluviometrici in tutto il Veneto sono i peggiori degli ultimi 100 anni. Anche nel Veneto orientale resta l'allerta, soprattutto per la situazione di piena dei grandi fiumi, Piave e Tagliamento. La Prefettura di Venezia ha comunicato comunque la ripresa dell'attività didattica per la giornata di mercoledì 31 ottobre in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio. Tuttavia, il permanere delle condizioni di grave criticità idrogeologica e idraulica nei comuni di Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e Sandona di Piave ha spinto il prefetto di Venezia a disporre la chiusura delle scuole in questi territori anche per la giornata di domani. Nel Portogruarese, dopo l'allarme lanciato ieri sera dall'amministrazione comunale di Concordia Sagittaria per il rischio tracimazione del canale Nicesolo in località sindacale e dopo l'esondazione del cavrato a Cesarolo di San Michele al Tagliamento, la situazione di allarme è rientrata. Resta attenzionato il fiume Tagliamento, anche se le previsioni parlano di un progressivo calo del livello di piena. Al momento, anche ANAS ha deciso di tenere aperto il ponte che collega San Michele con la vicina Latisana. Disagi si sono verificati un po' ovunque, anche per la forza del vento di Scirocco, che ha fatto cadere diverse alberature e ha provocato numerosi blackout. Nel San Donatese sono ore di preoccupazione per la piena del fiume Piave. Solo in questi comuni, infatti, la prefettura ha ordinato ancora la chiusura delle scuole. Sentiamo i dettagli nel servizio legati alla situazione idraulica e idrogeologica. Si stanno vivendo ore di grande apprensione in tutto il San Donatese per il passaggio della piena del fiume Piave, un'ondata come non si vedeva da molti anni. A Ponte di Piave il fiume ha superato il livello di 10 metri, tanto che è stato necessario chiudere il ponte della strada e il ponte della ferrovia Portogruaro-Treviso. Nel San Donatese la situazione più critica è mattinata al Noventa di Piave, dove si sono verificate delle infiltrazioni di acqua dal tunnel arginale di Via Piave, chiuso con panconi speciali da domenica. Tutto questo a causa dell'innalzamento repentino del livello del fiume che ha completamente invaso la golena, crescendo di diversi metri in poche ore. Situazione critica anche più a nord, nella zona di Romanziol, dove il livello del fiume è arrivato a lambire la strada arginale per Salgareda e si è reso necessario anche qui rinforzare l'argine, la muretta. A Sandona di Piave, il Piave ha allagato completamente la golena, il parcheggio, fino a raggiungere l'altezza del Cinema Cristallo. Gran lavoro per la protezione civile, per i volontari, per il personale del comune e soprattutto per i vigili del fuoco. Alcuni allagamenti si sono registrati nella zona di Passarella. Situazione critica nelle prossime ore anche più a valle, verso Jesolo ed Eraclea, dove arriverà la piena del fiume nelle ore serali del tardo pomeriggio. Situazione difficile anche per i collegamenti ferroviari, anche lungo la linea Venezia-Trieste in mattinata, con ritardi che hanno superato i 100 minuti. Sono ingenti i danni dopo queste giornate di maltempo sul litorale causati alle spiagge del Veneto orientale dalle forti mareggiate. Sentiamo il punto su Caorle nel servizio. È allarme a Porto Santa Margherita, Duna Verde e Lido Altanea. Le eccezionali mareggiate degli ultimi giorni hanno colpito duramente l'arenile delle tre frazioni, che è stato completamente spazzato via dalla furia delle acque. L'azione erosiva dell'Adriatico ha cancellato tutto il tratto di spiaggia, posto ai piedi dei gradoni di cemento che costituiscono l'originaria opera di difesa a mare. Grande la preoccupazione dei titolari degli stabilimenti balneari di Porto Santa Margherita, che invocano l'aiuto delle istituzioni ed in particolare della Regione Veneto. L'ammontare dei danni supera infatti il mezzo milione di euro.
E cambiamo pagina, il comune di San Donà di Piave è premiato a Civitas, la città nella comunità. Si tratta del premio nazionale promosso dall'associazione Dama Castellana di Conegliano e giunta alla sua 24ª edizione. Al comune di San Donà è stato assegnato il premio nella sezione Paesaggio, Architettura e Ambiente, dedicato alle realtà impegnate nelle azioni di tutela e valorizzazione del territorio e di ogni forma di paesaggio. A San Donà è stato riconosciuto il premio per l'iniziativa di sviluppo partecipativo e sostenibile dell'area urbana, grazie anche al programma Porta Nord. Un altro premio anche per un comune del Portograrese, parliamo del comune di Fossalta di Portograro, che anche quest'anno è stato premiato con il prestigioso premio Città per il Verde, ottenendo la menzione speciale all'interno della categoria che riguarda i comuni da 5.000 a 15.000 abitanti. Già vincitore nel 2015 per i lavori di riqualificazione ambientale presso il Cortino di Fratta, quest'anno ha partecipato candidandosi con i lavori di manutenzione e sistemazione ambientali svolti presso il bosco di Alvisopoli, recentemente conclusi. I lavori, realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio Bonifica Pianura Veneta, hanno interessato anche i corsi d'acqua e i laghetti all'interno del bosco. Il premio è promosso dal Touring Club Italiano con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, della Regione Lombardia, del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e con l'adesione di importanti partner operanti nel settore. Parliamo ora di cultura. A Portogruaro dal 2 al 4 di novembre ritorna il tradizionale appuntamento con la rassegna culturale Orchestrazione. 25 anni quest'anno per questo momento dedicato all'arte declinata in diverse forme, dalla pittura alla musica. In questo quarto di secolo Orchestrazione ha coinvolto migliaia di artisti. Orchestrazione 26 sarà inaugurata venerdì 2 novembre. Le esposizioni interesseranno la Galleria Comunale di Arte Contemporanea ai Mulini e la Galleria Pub.Arte Beneandante. Domenica alle 10 è previsto anche un laboratorio d'arte per ragazzi a cura di Pasquale Luongo. Oggi in studio è venuto a trovarci Sergio Grego, direttore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Grazie, un saluto a tutti. È venuto perché da Roma sono arrivate notizie molto importanti per il nostro territorio, un finanziamento cospicuo per la rete irrigua. Di cosa si tratta? Siamo riusciti a concludere un iter che è iniziato più di 2 anni e mezzo fa, per quanto ci riguarda, di approvazione di un progetto esecutivo di grosso importo che ha partecipato a questo bando del piano di sviluppo rurale e dopo aver rischiato di essere anche estromesso per alcuni problemi formali che invece si sono rivelati non corretti. Cioè, il Ministero ci aveva escluso non correttamente, ci hanno riammesso e ci siamo classificati al secondo posto in Italia, primo nel Veneto, con un progetto da 13 milioni e 100 mila euro per integrare e infrastrutturare meglio la rete di distribuzione irrigua di tutto il comprensorio, dal San Donatese al Portogruarese. Il progetto è un progetto esecutivo, abbiamo dovuto costruire un progetto esecutivo, farcelo approvare già l'anno scorso qui presso il Magistrato alle Acque di Venezia. È andato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dove assieme ad altri progetti che ammontavano a un totale di 1.200 milioni di euro, quando il bando prevedeva un finanziamento di 285 milioni di euro, quindi avevamo una probabilità su 4 di riuscire ad piazzarci. C'era una graduatoria, un punteggio tecnico che veniva attribuito in funzione di alcuni parametri di carattere europeo, cioè risparmio idrico, controllo della distribuzione, integrazione, aumento delle superfici a parità d'acqua o diminuzione dell'acqua utilizzata, quindi dei parametri di efficienza ed efficacia dell'uso dell'acqua, che sappiamo essere un elemento di notevole interesse di carattere naturalistico e ambientale. E siccome il nostro territorio ha delle caratteristiche particolari per l'uso dell'acqua, insomma, il progetto è stato valutato molto bene. Siamo ancora in condizioni provvisorie perché deve passare un mese dalla graduatoria provvisoria prima che diventi definitiva, ma è qui a giorni la scadenza, perché gli altri esclusi potrebbero accampare dei problemi e a loro volta fare delle azioni, insomma. Però insomma, dovrebbe essere abbastanza blindato il risultato. Noi ci stiamo già attrezzando per partire, partiremo in multitasking un po' su tutto il territorio e anche con l'apporto di risorse esterne, perché un progetto così, tra l'altro dobbiamo chiuderlo entro il 2024, noi speriamo di chiuderlo anche con un po' di anticipo in modo
di non trovarci in difficoltà alla fine, insomma. Bene, ringraziamo il direttore Sergio Grego, la linea torna allo studio. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati con noi e vi ricordiamo che NosTV è presente su Facebook, YouTube e Instagram e sul 13 TV, sul 13 del vostro telecomando o sul 605.